Ciao, guarda, ti do un po' di dritte per quanto riguarda l'utilizzo di alcune tecniche, soprattutto per cercare di rendere cosa che molto spesso per alcune persone diventa un problema, fluenti, morbide, portare da un certo numero BPM in poi la velocità del nostro fraseggio, perché a volte siamo così contratti, così forzati nel tenere sotto controllo tutte le diteggiature che non riusciamo più a essere fluenti. Prima cosa, questo hammer col pick, per cui è ovvio, hammer a martello. Invece di utilizzare il tap del dito, chiaro, utilizzeremo il plettro. Cosa assolutamente semplice, d'effetto per creare alcune cose, magari che ne so, momenti di tensione, da non abusarne, altrimenti si diventa troppo eccessivamente tamarri e non va bene. Ma bando alle ciance, guarda, il consiglio che io ti do è di cercare di non essere contratto. Se tu contrai tutto l'arto per cercare di velocizzare il movimento, non puoi durare più di 10-15 secondi perché altrimenti il tuo braccio diventa un pezzo di roccia. Per cui il movimento è la cosa più importante da tenere sotto controllo. Lentissimamente prendi diapason sol dodicesimo tasto, hammer col tap di questo pick sul quattordicesimo per il la. Per cui questa ovviamente è la nota che andiamo a ribattere, la sol, giusto? Per cui molto lentamente. Vedi? Cerca di avere sotto controllo il movimento e non forzare, non serve. Passa parecchie ore solamente a fare questo tipo di esercizio, di movimento. Piano piano incominci ad accelerare sempre di più. Gradualmente, ma nei giorni, non serve farlo subito perché altrimenti andremo a caricare la spalla e a irrigidire tutto il braccio. Per cui, molto lentamente, in modo tale da controllare il movimento e non accentuarlo eccessivamente, ascoltare il proprio corpo, mi raccomando. Per cui l'effetto che noi vogliamo andare a ottenere all'interno di un fraseggio sarà il seguente, ad esempio.